Questa sera vediamo e commentiamo insieme gli highlights di un incontro di kickboxing, regole K1, che si è recentemente disputato in Francia, tra il campionissimo francese Jérôme Le Banner ed il fighter romeno naturalizzato italiano Lucian Danilenko. Parliamo di pesi massimi, quindi categoria oltre i 100 kg. Incontro con regole K1, questi sono gli highlights della seconda ripresa. Vi ricordiamo che la prima è stata dominata dal francese Le Banner. Secondo round. Le Banner contro Danilenko. Danilenko ha recentemente trionfato ad Octagon e quindi risulta al momento il miglior peso massimo in circolazione in Italia. Vediamo Le Banner in attacco. Oh! Calcio molto potente al corpo, a terra il romeno. Middle kick molto potente di Geronimo, che colpisce al fegato il fighter romeno, che si accascia. Eccolo, però si rialza e prosegue il match. Al centro del ring, vediamo Le Banner ancora in attacco con ginocchiate. Oh, serie di pugni! Ancora un calcio medio molto forte all'altezza del busto fegato. A terra di nuovo, secondo KO per il romeno. Si rialza però con coraggio Lucian Danilenko e cerca di proseguire l'incontro. Fasi molto concitate, Le Banner ora cercherà di chiudere. Oh! Montante al corpo, molto potente, il match è praticamente finito. A terra il ragazzo italo-romeno, Le Banner trionfa. Certamente non ci aspettavamo da parte di Danilenko questa cocente sconfitta dopo il suo recente trionfo ad Octagon a Milano contro Luca Pantò. Certamente Le Banner, nonostante gli anni, nonostante l'età, rimane un grandissimo fighter dalla grandissima esperienza e certamente dalla grande mole. Noi non vorremmo dire nulla, ma ci sembra che corrano molti chili di differenza tra il fighter francese e l'italo-romeno. Jérôme Le Banner in grande spolvero, rimane comunque un grandissimo campione nonostante l'età e nonostante ormai sia vicino al ritiro. Grazie a tutti e alla prossima!